Santo, il Signore sia con voi. La nostra presenza nella città di Meda racconta 128 anni di storia, spiegati in un cammino di operosità educativa, vigilanza solidale, accompagnamento di molte vite, punto di riferimento per la popolazione. Desideriamo riconoscere la grande dedizione con cui le sorelle che ci hanno preceduto e quelle che tuttora sono presenti si sono inserite nella realtà con tutta la verità possibile e col desiderio di testimoniare l'amore del Signore Gesù attraverso la propria vita e la propria fede. Ciascuna di noi, infatti, ha spezzato e versato la propria vita di suora di carità per raggiungere ogni persona, piccola e grande, e consegnare a Dio come termine ultimo e gioia di ogni vita. Vogliamo dare voce a tutte le sorelle che hanno vissuto in comunità in mezzo a voi, tra le case, accanto alle famiglie, nelle scuole, negli oratori, con gli ammalati, con i sacerdoti, nelle parrocchie. Tutto vogliamo portare con noi e con tutto l'amore e la carità di cui siamo capaci, tutto e tutti vogliamo custodire e accompagnare con una preghiera costante. Non vogliamo fare elenchi di esperienze e persone, di tutto il bene ricevuto e donato. Il Signore ha benedetto questi 128 anni e benedirà anche il tempo che ci viene incontro e il futuro di tutti. Grazie. Per celebrare degnamente questi santi misteri riconosciamo i nostri peccati. Tu che hai esteso a tutte le genti la benedizione data da Abramo, chi è lei il sonno? Per passare dalla morte alla vita, chi ascolta la tua parola, chi è lei il sonno? Ci chiami a camminare con i figli della luce, chi è lei il sonno? Alla vita eterna. Amen. Meritando così di essere da te benedetto, e se
chiusa dalla tua grazia. Per Gesù Cristo, tuo Figlio, nostro Signore, nostro Dio, che vive e regna con te in unità dello Spirito Santo, per tutti i secoli dei secoli. Yeah.
Ravenio e Sacro. Per diventare figli della luce. Gesù disse queste cose,
Poi se ne andò e si nascose loro. Sebbene avesse compiuto segni così grandi davanti a loro, non credevano in lui, perché si compisse la parola detta dal profeta Isaia: Signore, chi ha creduto alla nostra parola? E la forza del Signore a chi è stata rivelata? Per questo non potevano credere, poiché ancora Isaia disse: ha reso ciechi i loro occhi e duro il loro cuore, perché non vedano con gli occhi, non comprendano con il cuore e non si convertano e io li guarisco. Questo disse Isaia perché vide la sua gloria e parlò di lui. Tuttavia anche tra i capi molti credettero in lui, ma a causa dei farisei non lo dichiaravano per non essere espulsi dalla sinagoga. Amavano infatti la gloria degli uomini più che la gloria di Dio. Gesù allora esclamò: chi crede in me non crede in me, ma in colui che mi ha mandato. Chi vede me vede colui che mi ha mandato. Io sono venuto nel mondo come luce, perché chiunque crede in me non rimanga nelle tenebre. Se qualcuno ascolta le mie parole e non le osserva, io non lo condanno, perché non sono venuto per condannare il mondo, ma per salvare il mondo. Chi mi rifiuta e non accoglie le mie parole, a chi lo condanna. La parola che ho detto lo condannerà nell'ultimo giorno, perché io non ho parlato da me stesso, ma il Padre che mi ha mandato mi ha ordinato lui di che cosa parlare, di che cosa devo dire. E io so che il suo comandamento è vita eterna. Cose dunque che io dico, le dico così come il Padre le ha dette a me. Parola del Signore. Carissimi fratelli e sorelle, cari bambini dell'asilo, delle scuole materne, della scuola San Giuseppe, le autorità presenti, salutiamo anche il sindaco, il presidente dei nostri asili, dell'Opera Pia, le suore della casa Pisana, con anche il presidente presente. Ecco, oggi siamo qui proprio per vivere l'esperienza del rendere grazie al Signore per tanti doni, per tanti benefici, perché ci guida nel cammino dell'esistenza. In queste domeniche del tempo dopo la Pentecoste, per noi ambrosiani, ci viene sempre donata una immagine, un passo da compiere di domenica in domenica nel contemplare le meraviglie che Dio ha fatto e continua a compiere verso il compimento, verso l'eternità. Ogni domenica ci fermiamo a contemplare una tappa delle meraviglie della storia della salvezza, dalla creazione, con poi la creazione, l'uomo, la donna, il peccato e così via. Oggi la liturgia ci offre proprio la fede, la luce e la fede di Abramo, abbiamo sentito. E la liturgia oggi, nel contesto proprio della fede, nel modello di Abramo, assume anche però in questa domenica un tono particolare per tutti noi qui presenti. Siamo qui per dire grazie e salutare le nostre amate suore della carità, le suore di Maria Bambina, come noi tutti le conosciamo da tanti e tanti anni in mezzo a noi, nelle nostre comunità, soprattutto nella comunità di Santa Maria Nascente, poi in tutta la comunità Santo Crocifisso. Come avete sentito all'inizio della celebrazione, da 128 anni in mezzo a noi, tanti tratti, ecco, per questo itinerario, questa strada, per ringraziare appunto il Signore. E noi particolarmente oggi, salutando loro, la comunità, salutiamo proprio le persone che incarnano questa comunità, particolarmente salutiamo Suor Indido Vitilda, Suor Costantina e anche Suor Gianfranca, la superiora, anche se, come noi diciamo, chiudendo la loro casa, rimane in mezzo a noi, proprio anche Suor Gianfranca, anche durante il
all'inizio poi del prossimo anno e così anche per quando Dio vorrà, nella collaborazione della vita pastorale. Ecco, rendiamo grazie a Dio, rendiamo grazie come facciamo sempre nell'Eucaristia, che vuol dire rendimento di grazie. Ringraziamo il Signore per la loro presenza, per i loro doni. Ringraziamo il Signore che ci ha fatto dono di questa grande comunità delle suore per tanti e tanti anni. Come comunità portiamo allora avanti la loro eredità. Andare vuol dire certo lasciare, e spesso è anche sinonimo, mi pare, qualche volta di nostalgia, di ricordi, di volti, di legami profondi. Certo, legami profondi della nostra appunto comunità, soprattutto anche nella scuola San Giuseppe, per tanti anni è stata portata avanti e proprio anche la presidenza da una delle suore, Maria Bambina, così anche nelle scuole materne, una presenza appunto importante che ha creato legami, ha creato amicizie, ma soprattutto testimonianza di quella luce di cui ci ha parlato il Vangelo. Il Vangelo ci ha parlato proprio della luce di Cristo, quindi della fede. Ecco, nello stesso tempo però è vero tutto questo, ma è vera anche, dire, la testimonianza del servizio nella Chiesa di carità, come per le vostre sante fondatrici, Bartolomea e Vincenza, chiamate proprio le amiche, ecco, per la carità, una grande testimonianza quella del lasciare per andare, un po' come Abramo, ha lasciato la sua terra perché si è fidato di Dio, di un progetto più grande. Tante volte noi non vediamo, intravediamo, ecco, ciò che ancora deve venire, quello che sta avanti a noi, non lo sappiamo, è nelle mani di Dio. Allora il fidarsi e affidarsi vuol dire testimoniare la fede. Allora lasciare anche per voi, carissime suore, certo vuol dire la fatica, come per tutti, del lasciare alcuni legami, però ecco, si ritrova veramente allora quella bellezza anche nei vostri volti, di chi si fida e si affida ancora una volta, come Abramo, alla parola di Dio che illumina il nostro cammino, la nostra vita, la nostra esistenza. E ad Abramo è stata donata poi una progenie infinita, una grande alleanza, quindi un'eredità importante. Così, ecco, speriamo anche noi di portare avanti appunto la vostra eredità, segnata in questi 128 anni. Abramo si mette in cammino, lascia per incamminarsi verso il futuro. È pronto a levare le tende, per realizzare il progetto di Dio. Carissime Sor Domitilla, Sor Costantina, Sor Gianfranca, grazie allora per la testimonianza della vostra fede, della prontezza con la quale avete accolto ancora una volta l'invito nella fede di lasciare per ritrovare la presenza appunto di Dio che ci guida, ci sostiene, e non pur le tantissime realtà, i legami, ma appunto è il Signore che ci guida e ci porta al compimento. Come Abramo, levate le tende, continuate il cammino, andando incontro alle promesse di Dio, e Dio sa ricompensare. Ecco, desidero terminare con le parole che sono un augurio di San Giovanni Paolo II, dette quando era Papa nel 1982, quando venendo in visita qui nell'Arcidiocesi di Milano si è fermato nella vostra casa, madre, nella vostra casa di Milano, e disse queste parole: sappiate cogliere sempre e conservare le radici prime del vostro essere, che sono
la volontà del Padre, la grazia di Cristo, la potenza dello Spirito. Le tre santissime persone accolte e operanti nel cuore purissimo della Madre di Dio fin dal primo istante del suo concepimento. Siate anche voi, come Maria bambina, il luogo benedetto, il tempio di questo infinito mistero, affinché l'umanità franca e sfiduciata possa trovare in questo luogo consolazione, luce e riposo. Grazie e tanti auguri. Thank you.
dopo la benedizione ci porteremo tutti sul sagrato della chiesa, che era ancora un momento di saluto, un momento di festa che continua. Grazie della presenza, invito la consigliera del giusto suor Carmen Paterina. Nasce la vita.
quando Gesù dona totalmente la sua vita sulla croce, è allora che tutto ricomincia. Rifiorisce una vita nuova, si spalancano le porte della risurrezione della Chiesa, popolo di Dio. Che bello sarebbe poter vedere che chi ha condiviso la carità operosa delle suore decidesse di impegnarsi con la stessa dedizione alla gloria di Dio e al bene del prossimo. Che bello sarebbe se qualche giovane donna decidesse di cercare in profondità la propria vocazione e decidesse di dedicare la propria vita al Signore nella carità, perché anche altri possono incontrare l'amore del Signore sperimentato e vissuto con le suore di Maria Bambina. Auguriamo a tutti di poter realizzare i desideri di bene che Gesù suscita nel vostro cuore. Ringraziamo il parroco, tutti i collaboratori e tutti voi per aver voluto ancora una volta condividere con noi la riconoscenza che avete nel cuore. Mettiamolo insieme sull'altare e uniamoli all'offerta stessa di Gesù, perché la sua misericordia si diffonda e la Chiesa di Mela possa vivere e crescere sempre di più nella comunione, nella carità e nella pace. Padre, Figlio e Spirito.
stata la più grande fortuna che la città di Meda possa aver avuto negli ultimi secoli. Che ricordo forte però di voi, porterò la giusta tenerezza con cui avete cresciuto i nostri figli, la mia generazione, i nostri padri, i nostri nonni e andando indietro di generazione. Veramente grazie di tutto, e l'amministrazione non ha pensato a un dono loro, ha pensato di fare qualcosa che resti per la città. E quindi stiamo pensando di intitolare uno spazio di Meda alle suore della carità dedite di Maria Bambina. Grazie. E insomma anche questo piccolo dono, dicevo, ecco, che sarà questa piccola Madonna che vi accompagni ovunque voi poi andrete. Ancora un applauso. C'era il Franco del coro, quello prima che quando ho visto suore questa mattina con Costantina, che gli ha detto, che gli ha detto Franco stamattina quando sono incrociati, mi pare, no? E siamo qua da 128 anni, come li porta bene, gli ha detto. Bimbi! Andrea, vieni qua, vieni qua. Non puoi mandarmi qui davanti, Bimbi. No, guarda, vai, vai, vieni. Vieni, sì, Bimbi. Non ho capito.
Anch'io, sì. Bravi, bravi. Ho detto veramente grazie perché tutti sono stati contentissimi, siamo stati benissimo. No, siamo stati brutti. Ottimo. Una cosa che ho detto prima non è ripetuto. Auguri per la prossima volta. Buonissimo. Cosa ho detto? Ottimo. Ottimo. Sì, veramente. Parola superiore, parola superiore. Dopo pomeriggio, lei muore. 18-19 e io muoio 18 ore. Una donna così, ma quando? 18 ore. 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 18 ore.